Nicola Campedelli, 1979, vice allenatore del Parma. Faccio una cosa che faccio spesso, faccio parlare di altri dai parenti, visto che sono anni che ho perso di vista Igor, che è solo omonimo, fratello maggiore, no? Sì. Fratello maggiore, solo omonimo del presidente del Chievo, beh, formidabili. Formidabile quella salvezza, l'unica del Cesena nell'ultimo quarto di secolo in Serie A, con Giaccherini, con Parolo, straordinario, no? Sì. Benissimo, allora accade che Igor sogna in grande, prende Giampaolo, oggi uno dei migliori allenatori italiani, e già allora, perché non è passato tanto, ed è titolare in nazionale, poi mi aiuti lei. Ah, quelli che hai detto te prima. Mutu, Parolo, mi favoleggiano. No, ma Parolo venne ceduto forse. No, no, c'era. C'era ancora? C'era la stagione lì. Quindi la seconda stagione. Poi venne preso Mutu, si diceva per fare affari commerciali in Romania. No, credo. Credo fossero scelte tecniche, no? Assolutamente. Poi purtroppo Candreva, che mi stavo dimenticando. Sì, sì. Era un anno sicuramente. Poi purtroppo si parte con 2 punti in 9 partite, 4 in 11, una roba così. Adesso, ripeto, faccio fatica anche perché io allenavo in quel momento, quindi avevo l'attenzione su. Poi subentra Rigoni, poi subentra Beretta, però qualcosa si rompe. Già c'era contestazione per la salvezza con Ficcadenti, che ebbe un parziale di 2 sole vittorie su 23 partite a metà stagione, e poi arrivò quella salvezza. Poi il presidente va in Portogallo, all'Olanense, con Galderisi, non riesce a salvare la squadra. Quindi il parziale è di 2 promozioni, no? Col Cesena, dalla C1 alla A, più la salvezza, poi una retrocessione e poi un'altra. E poi adesso dov'è? È sempre in Portogallo, intanto fa la spola con l'Italia, lavora. Quindi È sempre impegnato. In campo immobiliare? No, no, sempre fa il manager calcistico. Ah, manager calcistico, sì, quindi sì. È quella la sua professione proprio, è diventato un professionista proprio del... Comunque è rimasto nel settore. Quindi non ha più una... Beh, quando prese il Cesena aveva un altro business. Sì, 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 aveva i suoi impegni. E che Portogallo le racconta? Che Portogallo le ha raccontato? Questa è la terza stagione? O sbaglio i calcoli? Sì, credo di sì. Che cosa le trasmette? No, no. Una terra, tra l'altro, che ha vinto il titolo europeo. Sì, piena di giovani talenti, bravissimo, che ha vinto il titolo europeo. Io ho proposto con insistenza, dove collaboro, il giorno dopo, oltre a Futre, ad esempio, credo sia l'unico italiano dirigente in Portogallo, no? Per forza. Non so se c'erano stati anche altri. No, adesso non lo so. Poi c'è andato anche Cristante in Portogallo, c'era, no? C'era andato Cristante, che adesso è, c'erano anche degli altri personaggi italiani, perché comunque, ripeto, è un calcio si, di Olanense là. Si chiama anche il paese? No. Olao. Ah, Olao. Adesso è in Serie B? Sì, in Serie B. E lui abita lì, immagino, con famiglia? Sì, sì, sì. La spola la fa con Cesena o con un paese? Qual è la località? No, no. Dove abitate? Sì, i miei genitori sono a Gatteo. Ah, Gatteo a mare. Sì. E dicevo, ma sul piano ambientale che magia? È al mare questa località? Sì, sì. Quindi c'è un'affinità anche, no? In qualche modo. L'Algarve. L'ultima curiosità, Nicola, extra calcio. Gatteo Mare, c'è il mare evidentemente. Sì, noi siamo di Gatteo, non proprio Gatteo Mare. Vabbè, però siamo vicini. Diceva Deio Rossi, io ho sempre allenato, escluso Bologna e Firenze, ho sempre allenato al mare, escluso per la verità anche Atalanta, quando gli fece questa intervista a Palermo, quindi tutta la carriera. Poi non ci vado, però ce l'ho lì. È vero anche che... Anche a Salerno. Invece. Sì, esatto. E quindi tutta la carriera, escluso Bergamo, escluso l'ultima parte, ovvero Firenze e Bologna. È vero che si vive meglio al mare, ma questo lo chiedo all'uomo, alla famiglia, insomma. Io ovviamente sono nato lì, però ho vissuto 5 anni a Modena, sono stato benissimo, sto vivendo qui. La differenza fra nebbia e... no. Ma, ripeto, sopportabile. Sì, assolutamente. Ogni città, ogni luogo ha i suoi pro, e quindi mi focalizzo su quegli aspetti positivi.